I vostri soldi è presentato da Banca Stato e da Helvetia, la sua assicurazione svizzera. Una cordiale buonasera a tutti, ben trovati ai vostri soldi. Che cos'è la protezione giuridica e quando ha senso averla? Beh, di questo parliamo in questa puntata, prima però seguiamo insieme questa breve scheda. Se scoppia una lite tra due vicini di casa, non di rado si finisce in tribunale. Spesso il contenzioso riguarda alberi o siepi che tolgono la bella vista o impediscono ai raggi del sole di filtrare, o ancora progetti di costruzione che di fatto possono non piacere. Evidentemente gli ambiti del nostro vivere, siano essi professionali o sociali, che ci possono trascinare davanti al giudice, sono molti e di varia natura. Ebbene, con l'assicurazione di protezione giuridica ci si può difendere dalle conseguenze finanziarie di casi legali. Ma che cosa contengono più precisamente queste polizze e vale davvero la pena stipularle? Parola all'esperto. E l'esperto che è tornato a trovarci e che vi presento subito si chiama Simone Capozza, responsabile di vendite Helvetia Assicurazioni di Lugano. Buonasera e bentornato. Buonasera, grazie, buonasera. Simone, le controversie evidentemente esistono da sempre, ma è vero che oggigiorno si finisce più facilmente in tribunale proprio per queste cose? Allora, in genere il modo di percepire le controversie di poco conto è molto soggettivo da persona a persona. Solitamente si evita di recarsi in tribunale quando i costi sono troppo elevati in rapporto alla controversia, quindi al valore litigioso, oppure se le chance di successo sono limitate. Non penso che rispetto al passato ci si rechi più spesso in tribunale, però sicuramente è cambiato il modo che le persone hanno di percepire il diritto. E vediamo anche un aumento del bisogno di protezione giuridica, soprattutto negli ambiti del diritto del lavoro, diritto contrattuale, diritto di locazione. Le liti con il vicinato sono comunque molto diffuse, no? Qual è la copertura, insomma, che può offrire una polizza di protezione giuridica? Dunque, i principali casi di controversie tra vicini sono sostanzialmente problemi di questioni di distanza di confine. È sempre lì, eh? Emissioni moleste, dunque cattivi odori oppure rumore. In questi casi consigliamo comunque di evitare, cioè di cercare una soluzione extragiudiziale, dunque di evitare di recarsi in tribunale. Adesso, normalmente un'assicurazione di protezione giuridica copre anche i costi per una consulenza legale, okay, e dovrebbe offrire anche dei mezzi e degli strumenti per cercare con più facilità di trovare un accordo amichevole tra le parti, quindi tra i vicini. Proviamo ad approfondire ancora un attimo. Quali altre prestazioni includono, no, le polizze di protezione giuridica? Di base sono coperti chiaramente i costi degli avvocati o dei periti implicati, eccetera. Dopo è possibile assicurare diversi ambiti di diritto, stipulando tutti i vari moduli, a dipendenza anche delle esigenze individuali. Per esempio, chi ha bisogno di dei casi di circolazione stradale oppure il diritto del lavoro per difendersi ad esempio da un licenziamento ingiustificato, oppure il diritto di locazione, che sia in qualità di locatario o di locatori. Poi ci sono anche situazioni spiacevoli dove si è confrontati con richieste di risarcimento assurde o anche si viene citato in giudizio. E lì arriviamo, perché naturalmente è molto, insomma, sarebbe molto meglio auspicabile, no, finire il contenzioso in via amichevoli. Però a volte non succede, e uno di questi casi è proprio quello che mi accennava Simone, cioè se si è indebitamente citati in giudizio o ancora con richieste assurde e ingiustificate. Ecco, qui in questo caso cosa bisogna fare? Se capitasse un caso simile, comunque interverrebbe in aiuto anche l'assicurazione responsabilità civile privata, perché oltre a coprire i casi di danni a terzi, risponde anche per la difesa da pretese ingiustificate. Quindi in un caso simile consiglio, prima di versare degli indennizzi in forma finanziaria alla controparte, di contattare la propria assicurazione reciprivata per domandare l'aiuto di uno specialista. Vediamo un'altra domanda sempre in merito. Ci sono casi di molestie, per esempio sui social, se ne sente parlare molto, o magari se si è vittime di attacchi hacker. Ecco, in questo caso le polizze di copertura giuridica ci sono? Sono particolari? Allora, le principali controversie in ambito di criminalità informatica sono comunque coperte nelle polizze di assicurazione e protezione giuridica, almeno nella maggior parte delle assicurazioni. Poi è possibile anche in aggiunta stipulare delle coperture di tipo cyber,
per altre coperture, per altre questioni aggiuntive. Faccio due esempi per far capire. Certo. Un esempio per la protezione da acquisti online oppure la protezione da abuso di carte di credito. Allora, è evidente che tutelarci da tutto e da tutti non è possibile, però secondo lei perché è comunque importante considerare una polizza di questo tipo? Ricordo, a casa stiamo parlando di protezione giuridica. In effetti non tutti gli ambiti sono assicurati, ci sono alcuni ambiti importanti che sono delle chiare esclusioni nella maggior parte dei casi. Cito uno su tutti, un esempio di caso di divorzio. Però ad ogni modo, stipulando tutte le varie coperture corrispondenti alle proprie necessità, diciamo che le principali situazioni della vita privata sarebbero dunque assicurate, o almeno quelle che generano maggiormente controversie. Anche in conclusione, è difficile far valere i nostri diritti. Certo. Se non abbiamo le necessarie competenze. In questo caso serve l'aiuto di un legale. Assolutamente così. Grazie Simone Capozza per essere tornata a trovarci. Grazie. Se sull'argomento, avete capito, un argomento naturalmente delicato, avete domande, la mail la conoscete, i vostri soldi, @teleticino.ch. Settimana prossima parliamo di acquisto e vendita di immobili e a cosa prestare attenzione. Intanto vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci, buona serata. I vostri soldi è stato presentato da Banca Stato e da Elvezia, la sua assicurazione svizzera.